Demoni, i portamonete anche, che alle vecchiette è facile rubarli. Vado a cercare tutte queste cose qui insieme al mio amicone Deidara. Allora, i membri dell'Akatsuki sono Deidara, Sasori, Pain. Il tuo venerdì invece com'è andato? Hai visto un episodio di Starfinger? Se il tuo venerdì è stato Negai. Stuff, we keep saying it. Di Dovu, li ho finiti. Deidara, Sasori, Pain. C'è quello che. Hyperbra. C'è quello che è una pianta, giusto? Non c'è. C'è quella pianta, quello che si chiude. Quello che fa la pianta. No, non voglio vederli, non voglio vederli. C'è qualcuno di voi che me li ha scritti, non voglio vederli. Allora, Idan, Kakuzu. E siamo a 5, non ho idea di quanti siano. Idan, Kakuzu. Devo pensare a come sono fatti di aspetto. Io mi ricordo c'è uno che è dentro una pianta. Ah, Obi o Tobi? O Ibo? Ibo? No, Obi forse, Obi. Tobi, ah, Tobi, ok. Tobi. Ibo. Ibo. Ibi, Omega, Nuleio, Tobi. Quanti me ne mancheranno? Due, tipo. Mi manca quello che si chiude come la pianta. La pianta, che non ho idea di come sia e di come si chiami. Che ho un bruttissimo rapporto con lui, infatti non ci parliamo. E basta, li ho detti tutti. Vediamo un attimo cosa mi avete scritto. Deidara, Sasori, Pain, Kakuzu, Idan, Itachi ed Akatsuki. Ma Itachi non è il fratello di Sasuke. Jiraiya, no, sì, Jiraiya chi è? Ah, Jiraiya è quello delle donnine nude, sì. Io, allora, Kisame, quello squalo, quello con la spada tutta squamosa, è vero? Quello che perde contro Bruce Lee, come si chiama? Rock Lee, il padre, Rock Lee Senior, si chiama così. Topi, che cazzo è Tobi? Topi, avete scritto voi Topi? Bruce Lee? Bruce Yu, Zulul. Nagato e Conan, non so assolutamente chi siano Nagato e Conan. E quindi niente. E non so assolutamente Topi, non so assolutamente chi siano gli altri. Tobi e la Volpe. Chi è la Volpe? Tobi e la Volpe. No, la Volpe è Naruto. Nag come? No, Nagato, c'ha scritto. Nagami. Vabbè, comunque Rock Lee Senior sconfigge Kisame. Ecco, comunque, io ve lo dico, la mia top 3 di personaggi di Naruto ce l'avevo, per davvero, ce l'avevo per davvero, ed erano Gaara. Perché comunque Naruto l'ho guardato quasi tutto, attenzione. Però quando ero piccolo, non come Ivan che solo guarda adesso, invece che farsi la Camilla si guarda Naruto. Gaara, Killer B e basta. Avevo solo una top 2, gli altri non mi piacevano e basta. Ma Gaara sono io, ma cosa vuol dire? Io da piccolo scopavo e ora guardo gli anime. Allora ok Ivan, scusami, è vero. Non ho dato per scontato che fosse contrario, ma effettivamente è una cosa molto, se molto sessista questa. Zetsu è la pianta. Ah, Zetsu è la pianta. Ok, grazie. Zetsu. Ok. Senti lo che fa il Weeb ultimamente. Non è che faccio il Weeb ultimamente, è che ho un passato di anime in parte anche, no? E di Cage of Eden. E quindi volevo. E quindi mi è venuto in mente. Quindi mi è venuto in mente. Ma Dido, cosa ne pensi di Naruto? Ma niente. Lo guardavo quando ero piccolo e basta, non me lo ricordo. Era figo, però era figo. Killer B era fighissimo. Killer B era fighissimo. Killer B era il migliore. I miei sono Madara, Itachi e Sasuke. Lo so, immaginavo che il primo fosse Madara, Ivan, ovviamente, la cattiveria fatta a personaggio, ovviamente. Cute! Aiaia! Un passato molto. Aiaia! Quindi. C'è un qualcosa di aiaia qua che parte? Dov'è? Leva sta roba! Ok, come. Aiaia! 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 Clap! A parte questo, quindi jazz music che ieri non l'ho usata. Allora, e via.
e via, e via, e via discorrendo. Ma ricordate quello sketch dei fichi d'India? Che facevano e via discorrendo, e via discorrendo. Me ne ricordo, oddio, mi è venuto il flash. Non faceva ridere, però mi è venuto il flash. Comunque, Dio mio, no. E vabbè, e mi è venuto il flash, ho detto. E ho tutto qui. Fisso Cayman tromba. Senti qua, Bublé on fire. Letteralmente, qualcuno lo salvi. Allora, quindi, si va. Buonasera, buonasera. Due uova. Che brutto che era quello sketch. Le uova. Allora, tromba. È una tromba, è un sax. Forse un sax, effettivamente. Comunque, credo sia giunta l'ora, ragazzi. Allora, John, ma se, quando è che cambi badge? Che qua siamo oltre 2 anni. Voglio un badge nuovo. Ah, è vero, devo mettere i badge nuovi. È vero, metterò il D2E, mi sa. Ti ricordi il pupazzo di neve? Minchia, sì. Cioè, non mi ricordo nel dettaglio, ma mi ricordo in generale lo sketch che c'era un pupazzo di neve con 3P. Non ricordo, ma non faceva ridere. Due uova face Weirman. Sì, Mauro, esattamente. D2E. Eh sì, D2E. Joe, è ora di farsi piccolo. Oggi mi farò piccolo, ok? Oggi lo faccio. Ok, c'è di tanti come me. Ecco, gente che prega Ivan di essere sbannata. Ragazzi, è la fine. Se pensate a alcuni dittatori del Novecento, Ivan è peggio. Quindi, in ogni caso, è la fine. Quindi, questa sera facciamo, prima che me lo veniate a chiedere, mi mancava un po' il jazz. Questa sera faremo recap e poi appunto Cuphead. Oggi ricominceremo Cuphead. Oggi ce l'ha piccolo. Oggi sì, oggi è molto piccolo. Pepe Laff che ride del pipì per inchiuso. The four please. Sì. Quindi, che poi ho scoperto, cioè, c'è un gioco. Prima o poi vi devo portare un gioco che vi devo far vedere, che ha a che fare anche con quella figura del Novecento, no? E ve lo voglio, non voglio dirlo, però, perché non voglio far spoiler. Non voglio far spoiler. Ma è un nome. Ma sì, ma no, ma non dicevo di per quello. Non dicevo per quello. Quindi, no, non è Wolfenstein. No, poi vedrete. Però non voglio far spoiler. Non voglio far spoiler, ragazzi. L'omino con i baffetti. Sì, Hitler, però non voglio far spoiler. Gabbo, non so perché mi fa aggiornare ora se devo rinnovare tra alcuni giorni Monk S. Perché il contatore. Se devo rinnovare tra alcuni giorni. Ragazzi, io nelle cuffie ce l'ho fortissima. L'H-Word Hyperbra. Ah, grazie per i gaci Hyper. Adesso rispondo, Gabbo. Allora, parla del Novecento, Twitch stai calmo. I Sedit. Ma allora, da quanto ho capito, l'H word non è bannabile. Cioè, la dicono un sacco di persone, non ho mai visto un ban solo perché è stata detta quella parola. Quindi, se viene semplicemente nominato, non succede niente. Cap. Ok? È una cosa diversa se invece se ne parla in maniera ovviamente sbagliata, nel senso, avete capito in che senso? Ovviamente in quel modo non va bene. Ma per forza, che senso ha bannare chi cita un personaggio? Perché siamo su Twitch, Ivan, e Twitch banna a caso. Avete visto, ragazzi? Io non so. Io non vorrei farvi venire l'ansia, che ce n'ho già abbastanza io. Una streamer, fra l'altro una donna, quindi è molto strano, è stata perma bannata su Twitch perché ha detto che ci sono solo 2 generi. Quindi, Twitch staff, Verar e lot of genres, ci sono tantissimi generi Twitch, ci sono tantissimi generi, tantissimi. Ce n'è tantissimi, ce n'è molto più di 2, ce n'è molto più di 2-300. Ce n'è infiniti. Io Twitch staff, please, I can't count, Verar too many. You did right with that woman. Avete fatto bene, come si permette? Ma che schifo. Che linguaggio sessista. Beh, quindi Twitch staff, please, look away. Too many. Cosa? Too many? E quindi niente. Viviamo nel paese dei balocchi, Dio. Ma perché c'è una bestia?
Ti prego. E quindi niente, i generi sono... No, i generi non sono due. I generi non sono due. I generi sono tanti, ragazzi. I generi sono tantissimi. I generi sono almeno 30-40. Per favore, ragazzi, non fate discorsi sbagliati. Per favore, ragazzi, cerchiamo di espandere gli orizzonti. Cerchiamo di espandere delle vedute così sessiste e classificatrici. Per favore, Twitch staff, please ban this chat. This chat is homosexual. No, is homophobic. Please ban gli omosessuali. Gli homophobic. Please chat. Please Twitch, look away. I can't, Twitch. Ci sono i materiali. Ivan, please. Quindi, direi che è ora di partire. Twitch staff, please. I am not able to talk. Zio Pepus, grazie. Tommy, buonasera a te, shout out a te. Buonasera a te, Jolly, come stai? È stata una giornata orribile. Quindi cerco di svagarmi con la live. Grazie mille, Tommy. Gabri, oh, finalmente dopo due giorni consecutivi hai imparato dagli errori e hai messo la maglietta nera invece di quella bianca. Ora sì che possiamo vedere la sborra e lo sputo per bene. In effetti è anche vero. In effetti è anche vero. Ha ragione. Alza, please, for Edwu. È alta. Ha ragione. Gachi Hyper. Vabbè. E quindi niente. This is manly spit. Ok, questo è sputo da uomo. Gachi Hyper. Aniki sarebbe fiero. Louder. Sì, ho capito che era alto. Ho capito. L'ho un po' abbassata. Quindi, grazie Gabri. Gabbo, grazie per i 7. Non so perché mi fa aggiornare ora se devo rinnovare tra alcuni giorni Monkeys. Non si sa, Gabbo. Twitch ha fatto un po' di casini col contatore perché ha messo il contatore cumulativo e quindi tutti potevano aggiornarsi le sub e i messaggi. È stato un po' un casino. In ogni caso, Gabbo, grazie per i 7 mesi, grazie. Mr. Morlian, grazie per la sub, grazie mille anche a te Mr. Morlian, e benvenuto nell'Autistic Army, benvenuto nel regno dove l'autismo è di casa. Benvenuto e grazie. Turbo Tommy, abbassa un goccio la musica. L'ho abbassata un goccio. Ci sono molti gender, esatto. Vedi Twitch staff, read this. Ci sono molti generi, ma la maggior parte... Twitch staff, please, don't read. Twista, please, look there. Twista, please, there is a person. Look. Sì? Louder. Bene, è giunta l'ora, ragazzi, Ma aspettate perché... Cazzo, no, stavate vedendo, no. Non dovete vedere, sennò dov'è la sorpresa? Quindi... Aspettate perché c'è un suono nell'aria che sta arrivando. C'è un suono nell'aria che sta arrivando. Voglio più degli altri. Voglio 7 miliardi. Ho detto 7 miliardi. Apri la busta, mettila tutta. Ragione da piccolo. E domani. No. Comunque non l'ho capita questa qua. Vado bene soltanto in inglese. Comunque continuo a non capirla. Massimo Pericolo, nuova icona del canale. Io non mi ricordo chi di voi l'aveva messo, ma grazie perché davvero ha superato, credo che si abbia davvero superato non ha superato It's My Dark Side, però è alla pari. Non riesco a scegliere fra i due. È alla pari. It's My Dark Side sono troppo affezionato ormai. Dio si gabibas, mettila tutta. Mi basta lasciare il barese. Il barese. Dio si gabibas, mettila tutta. Gakibas, mi basta. Però attenzione, perché noi sappiamo, ieri ho fatto un'analisi molto profonda, molto completa, del significato che c'è sotto questa canzone, della critica al capitalismo. Quindi noi comunque sappiamo tutti della sofferenza che passa in quest'ultima frase. Voglio solo una vita decente. Ogni volta il cuore mi si spezza, ogni volta che vedo quest'anima pia e pura, colpita da questo così tanta sofferenza, e che dice: io voglio solo una vita decente. Pepe Mani, cazzo. Pepe Hans, perché la sofferenza si sente tutta.
tutta. Gengive, Monk Omega, Pepe Hans, ma è un sacco. Ci piango ogni volta, I cry every time. Literally. Voglio solo una vita decente. Esatto, Durden, esatto. Quanto può essere difficile. E perché non gliela danno? Le storie di Instagram di Massimo Pericolo mi fanno un sacco di tristezza. Non le ho mai viste, non le ho mai viste. Guardiamole ora. Si possono vedere le storie Instagram da PC, no? Guardiamole ora insieme. Vuole solo lasciare il barese Pepeans. Ma che cazzo siete per mandarlo in galera d'estate, Pepeans? Ma infatti, perché avete fatto la scuola d'estate lì? Cioè, allora, senti chi lo dice, che cosa? Meno male che non ho aperto Instagram così, perché c'ho tipo i nude, cioè non i nude, però seguo Suicide Girls e quindi c'ho tipo le tette ovunque. Meno male che l'ho oscurato. Massimo Pericolo. Eccolo, eccolo! Eccolo! Emorroidi. Ah no, emo drill. Ok, vediamo se posso farle vedere prima. Prima devo vedere se posso farle vedere. What the fuck? No. What the fuck? Ma perché? Ma no, ma dai! Non so chi l'ha fatto, ma grazie. Eminem, la figlia con Massimo. Madonna, ma che cazzo di capelli c'ha Massimo Pericolo, ragazzi? Ma che capelli ha quest'uomo? Anzi, i capelli di Massimo Pericolo, che lo siano patrimonio dell'UNESCO. Seriamente. Sono letteralmente... È pennarello, ok? È tratto pen. È letteralmente tratto pen. Non ha capelli, è completamente calvo. Non possono essere così schiacciati. Non è possibile. Solo a me sembra slavo, sì. Cioè no, anche a me lo sembra. 2012 Slav Cup. Lim Blackboard are the future 2019. Quelli adesso 7000. Com'è che si chiama? Massimo Pericolo per davvero? O è un nome d'arte? Perché magari si chiama Tolstoi, Canirollo. Canirolo è tipico cognome russo, Canirolo. Sì, esatto, c'è un codice a barre in faccia, in testa. Quindi il famosissimo Tolstoi Canirolo. Canirolo. E quindi è K-Comrade. E quindi non, magari lo è davvero... barese, quindi slavo, quindi boh, vabbè, mettila tutta, voglio solo una vita, voglio solo lasciare il barese, ma che cazzo siete per mandarlo in galera d'estate? 2012 teacher, Lim Blackboard are the future, 2019, fanculo. Guardate Ivan come fa le meme al volo, guarda, vedete perché continuo a prendergli in bocca il cazzo, perché se lo merita grazie a ste meme qui, se lo merita non posso dire niente, quindi è giunta l'ora. È giunta l'ora. Mettiamo il jazz. Abbassiamo. Allora? Ah, io sono io che non ho volume, mi sa. Ah no, eccolo, ok. Ok. Come? Niente di dov, niente. Quindi è giunto l'attimo. C'è un no safe for work, c'è un no safe for work. XNX, ok, di XNXX vai a 1.4. Quanto specifico? 1.14, 1.21. Spero molto non gli faccia un pompino. 1.14, 1.21. Dio ragazzi, ok, è un... com'è che si dice? Quelli animati, quelli tipo in computer grafica, no? Cioè, ottima scelta della musica, ci sta bene. Però è non è un hentai, no, non è un hentai, non è un anime, un hentai. È letteralmente in computer grafica, cioè in CGI, proprio di quella che vedete, tipo la tuta di Iron Man, tipo, no? Però ovviamente non realistica, cioè si vede, è fatto apposta, no? E, tipo i giochi browser che vi dicono ogni tanto, vieni a giocare... Con sesso estremo, riuscirai a resistere più di 5 minuti? E c'è la tipa tutta in computer grafica. Ecco, questo.
E c'è questa tipa mostruosa che fa una sega, intanto viene inculata, ma non ha capo né coda, cioè non capisco come faccia la gente a guardare questa roba. Fastidio. Volevo fare uno shoutout al volo solo perché ho i money. Dido se bellissimo. Grazie Vanessa. Bella Fre. Bella Fre. A bestia Fre. No, a parte gli scherzi, grazie Vane, grazie. Quindi si va. Dido Bridge, ecco. Quando mi accusarono di bestemmiare in live, io ovviamente negai. Tutto. Negai tutto. Twist off, please. È il passato remoto. Dicendo che le mie erano solo crasi dei Dido Bridge. Twist off, please. This is a game of bridge. As always. Please. Hyperbra. Hyperbra. He keeps saying it. Hyperbra. Buonasera. Torna a Caped e mi sono dato da fare. C'è un dito. Credo che più o meno andrà così stasera, ma meglio della scorsa volta perché abbiamo fatto Boshi. Quindi sono molto più pronto per questi giochi. Uccellino. Un piccolo uccellino sta volando in cielo, spensierato e tranquillo. Ogni tanto le sue ali diventano deboli per colpa della stanchezza, ma questa volta lo è talmente tanto che cade. L'uccellino si ferisce, la sua ala ha un taglio profondo. Ha bisogno di aiuto, ma lì non c'è nessuno, se non gente che passa, ignorandolo nel suo dolore. L'uccellino sta sanguinando talmente tanto che potrebbe morire. Sta emettendo versi inquietanti, come se si stesse strozzando. Passano giorni, nessuno si ferma. Ogni singolo essere che passa lo guarda e poi va avanti come se nulla fosse. L'uccellino, ormai immerso in una puzza di sangue, fa un respiro profondo, l'ultimo della sua vita, poiché pochi secondi dopo muore. Dio santo! Dio, Kira, hai scritto tu questo parlando di me, di come mi vorresti uccidere nel sonno, vero? Mio Dio. La rondine tornava al suo tetto. L'ho già sentita quella frase. Mio Dio, Crostini, sto imparando a scrivere testi. Sì, se vuoi scrivere necrologi sarei bravissima. Minchia, ci vedremo nel bianco e nero del manifesto, cheat. Ci vedremo lì, insomma. Complimenti per la macabricità, insomma, che hai messo nella cosa. Complimenti nel, no, nella, insomma. Very cool, thank you, very cool. E sì, è carino come è scritto, effettivamente. Mi è piaciuto come è scritto, però mi ha abbastanza inquietato. Sunderland, butta soldi, attenzione. Ma non è vero. Non è vero, era tipo a 31 mesi Sunderland, ma non è vero niente. Vabbè, Sunderland, credo te l'abbia contata a caso. Non credo. Credo te l'abbia contata a caso Sunderland, quindi niente. Grazie, ma non credo sia reale. Credo sia un bug. Redenzione. Corro in cerca di lei. Non tu, vecchio. Perché la mia fede si sta sciogliendo. Penso di non essere abbastanza per essere la prescelta. Sono troppo marcia per essere definita figlia tua. Allora, se è religiosa sta cosa, cerco di non commentarla, poi perché non voglio. Perché c'è tra voi chi crede, tra voi chi non crede, non voglio cominciare faide, casini, vari in chat. Quindi mi limito a leggerla e basta. Cerco quell'equilibrio che ho perso e che mi contraddistingueva. Ho pagato l'abbonamento che mi è scaduto. Forse a causa del bug di Twitch dell'altra volta. Comunque sia l'importante. Che strano però, Sanne, che strano che non ti abbia contato comunque in tutto. Che strano. Molto strano. Boh, non lo so, Sanne. Comunque bene, grazie, però boh, mi sembra molto molto strano. Comunque grazie. E per quanto mi sforzi di pensare a quanto la vita sia amara e io una creatura delle tue età, un miserabile mostro, col carattere di un angelo e poi quello della storia di un santo piangendo sangue. Mi piace anche qui come è scritto mi piace il modo in cui scrivete, cioè, quelli di voi che mettono questi scritti, queste composizioni sono sempre dei begli scritti, delle belle composizioni, mi piacciono sempre, sono molto fighi, molto, si vede che sono pensati, quello intendo, no? Però non la commento appunto perché ovviamente si entra in discorsi che non voglio affrontare in questa sede, ovviamente, però grazie. Di Doyos Mom brings a cat in house. What the fuck did you just bring upon this cursed land? Esatto.
Esattamente la mia reazione quando è arrivata la Kira. Esattamente. Cos'è quel feto del demonio che sta entrando dalla porta? Cos'è quello spawn di Satana? Cos'è? Questa cosa è una bestemmia. Cos'è? Kira. Ri! Sì, seriamente. Aiuto, sto sito. Cos'è? Non è virus, Cap. Il gioco si chiama Nobita's Resident Evil. Resident Evil fatto con RPG Maker con i personaggi di Doraemon. Ma perché dovrei giocarlo? Ma che sito di merda, eh? Ma poi perché dovrei giocarlo? Ma perché dovrei giocarlo? Ma perché mai dovrei giocarlo? Feels fucking weird, man. No, grazie, sono felice di sapere che questa cosa esista al mondo. Tanto, aiaia, però apprezzo il pensiero, ecco, però basta. Addio PC, virus. Sì, no, non voglio cliccare su quegli altri link. Ragazza, cosa fai nella vita, Diddo? Le seghe. Ed è vero. Ed è completamente vero. Ed è completamente vero. Chi è Enti? Enti, mamma mia. Mamma mia. Complimenti. Non dico. Non posso dire nulla. Non posso dire nulla anche qui. Impeccabile. Top tier. God tier. Complimenti. Complimenti. Anche questo God tier. Non era la data americana. Ma ciao! Ciao rinocerollo! E allora non lo so cosa fosse quella roba di ieri. Non lo so. E ragazzi, sto guardando se ci sono dei nostri for work. Eccone uno. I'm black, I'm yellow, I'm red, I'm... E vabbè, poi c'è una battuta sulla parola negai che ho detto io ieri. Ma è un semplice passato remoto del verbo negare. In Italian, negare, il verbo negare. Ok, twist stuff, he keeps saying it. Tra, mio Dio. Allora, l'altro non safe for work è di default. È qualcosa di bellissimo. È... non posso minimamente farlo vedere, non posso farlo. È le... Avete mai visto quell'immagine che gira su Facebook? No, su WhatsApp soprattutto, anche su Facebook, ma non credo, magari è più facile vederla su WhatsApp, di quella persona, diciamo, di colore che ha un membro di un metro, tipo, no? Che non si vede quando aprite l'immagine su WhatsApp, invece si vede che era una trollata ed era per farvi aprire il cazzone, ecco. È la mia foto di me a petto nudo, però sotto c'è la seconda metà di me, che è questo cazzone nero. E ci sta benissimo, cioè sembra, perché, cioè, sembra reale un po' perché più o meno siamo lì come misure, ma soprattutto sembra reale. Buonasera a tutti, oggi finalmente si gioca a Kumae. Assolutamente sì, Samuele, assolutamente sì. Sembra reale anche perché il mio braccio e quello del tizio della foto vanno a unirsi in maniera molto continua, no? Quindi è fatto molto bene, cioè sembra sia il mio fianco sia il mio braccio vanno a unirsi molto bene. Quindi è fighissima, complimenti Defo, complimenti, mamma mia. Questa qua la salvo, me la tengo io per me, che fa ridere. Cioè, fanno ridere anche le altre, però questa non dovrei salvarla perché poi non posso rifarvela vedere. Però me la tengo per me questa. Quindi, bella maglietta nera integra che indossi questa sera per ora. Ma integra come? Ci ho sputato 10 minuti fa addosso. Questo è sperma, cioè sputo, non è sperma. Unknown, grazie per i 150 bits però, che sono tanti, grazie mille, grazie. E si va. Perché non voglio aspettarmi per farti conoscere con questo gioco? Mi sono ricordato di un gioco altamente autistico. Dura 10-15 minuti. Devi vedere che riesce a buggare anche la pagina, non esegue nessun problema. Devi entrare nella pagina e consentire il plugin. X da Upt Cap. Perché Cap? Non è vero. No. La salvo per me, ragazzi. Non è cap, clap. Dopo devi aspettare 10 secondi di caricamento. Dopo il caricamento devi cliccare il tasto play. Il gioco contiene un'alta quantità di autismo. Gaming Cloud. Non lo so, Gabriele. Virus che... Cioè, Gabriele, già sono paranoico. La chat non mi aiuta perché mi mette virus, gachi please, death, gachi please. Virus gigantissimo. Quindi, per ora, lo skippo.
Perché 10-15 minuti, quindi sarebbe solo un indie. Get the fuck out my way. Vediamo intanto cos'è comunque. Get the fuck... Eccolo. Get the fuck out... No, out of my room in playing Minecraft. Ma no, comunque no, my way. Get... Pimp Simulator... Get the fuck... Questo? Era questo? Tryhard 7. Io dovevo rischiare l'integrità del mio 1K PC, by the way, anche se non regge più nulla, a quanto pare, per questo, per le cose, eh? Fitzwilliam, Lidl PC, sì, un po' ormai. A volte mi stupisco di quanto riesca a fare dei meme brutti. Non ci ho mai pensato a che assomigliasse un minimo ad Aoni. Non ci ho mai pensato, mai. È vero. Grazie Ricky, è vero, sta qua la salvo subito. No, smells like broke, non è vero. No, ragazzi, allora, mi dovrei fare un po' di soldi nelle prossime settimane perché vendo i Funko Pop, non i Funko Pop normali che ho, non vendo, diciamo, quelli lì. Vendo questi qui sotto, che sono quelli rari. Tipo per quello lì di Sou. Quello lì di Sou. Che state vedendo ora. Oggi mi hanno offerto tipo 320. Vedo se riesco a farlo salire a 3,50. Così da far la cifra tonda. Ebbene. Ads. Sì. E quindi niente. Il mio impero di Funko Pop sta funzionando. Il potere dei miei Funko Pop. Non c'è il Funko di So con la maschera. È quello. Cioè, la maschera di So. Scam. No, vabbè, li vale, effettivamente li vale. Cioè, l'avevo preso, che era... L'avevo preso un anno fa ed era 260, quindi col tempo aumentano i prezzi. Col tempo aumentano perché ci sono pochissime copie in giro, quindi i prezzi aumentano, ovviamente. Comunque, chi era? Sono perso tutto. Andrew, grazie per i due. Grazie per i due mesi, Andrew. Grazie mille. Grazie, Andrew. Grazie per i due mesi. Grazie mille per i due. Grazie, Andrew. Grazie mille. E bentornato per il secondo mese. Mi si è bloccata la chat, che adesso è ripartita. Quindi. Ti è sfuggito, quindi ci rivolgo solo dedicati con questa canzone. You are my doctor. Grazie per quello che fai ogni giorno. Sei come un fratello maggiore per me. Spero un giorno di poterti incontrare di persona. Questa canzone è bellissima, sì. Questa canzone è bellissima. Ok, quella frase lì era bellissima, dedicata a me. Grazie mille, Gabri. Grazie mille. Gabri Gara. Grazie mille. Grazie. Molto, molto, molto dolce questo post. Grazie mille. Apprezzo un sacco. E quella canzone è comunque in generale molto, molto bella, sì. Vero, vero, vero. Quindi. Che bello, mezz'ora farò 20 anni. Vorrei buttarmi una... Roxas, please. Noi ti faremo gli auguri. Frega cazzi. Noi gli auguri te li facciamo. Test adatto a te. Perché sei ancora single? Va bene. Ok, effettivamente questo ha senso. Ok, questo è un test che facciamo, effettivamente. Quando fate una cena di famiglia, senti tuo figlio Jordi che sta facendo la live. Io mio figlio lo voglio bene. Cazzo, dove le trovi queste basi? Dove? Chi è il tuo spacciatore di basi? È bellissima. Questa è God tier. Questa è Shaggy tier. Assolutamente. Shaggy tier. Did all your twist demons. I have to.
Posso, eh? Ho trovato questa I'm not laughing, Twitch. Ho trovato questa bellissima estensione. Dio mio, cosa vedo? Te lo prendo. Dio mio, 350, te lo prendo. Ma non, ma sei serio? No, aspettate, magari non è serio però. Ma non, ma sei serio? Lo vuoi tu, seriamente? Scrivimelo in chat però, no, non mi dare altri soldi. Scrivimelo in chat. Ma sei serio? Minchia, 1000 bits. 1000 bits, grazie. Grazie Unknown, porca puttana. Grazie Unknown, grazie mille, cazzo. Grazie mille. 1000 sono veramente tanti, cazzo, sono tanti soldi. Grazie Unknown, grazie di cuore, grazie. Unknown, se ti interessa davvero, però, a parte gli scherzi, scrivimelo in privato, non qua in chat perché mi perdo il messaggio. Scrivimelo in chat su Instagram. Se davvero sei interessato, perché almeno blocco gli altri che lo volevano comprare. Tutto lì. Perché ce n'è, perché quello di gli altri più o meno c'ho uno o due acquirenti a testa. Quello di solo c'ho una fila di 30 persone perché tipo sono l'unico in Italia ad averlo tra un po'. Con la scatola sono tipo l'unico. Quindi no, vabbè, non sono l'unico, ma ne avrò, ce ne saranno 10 in Italia. Quindi fammelo sapere davvero, perché almeno blocco gli altri acquirenti. Scrivimi in privato su Instagram. In verità te l'ho quasi pagato tutto con questa bizzata. Eh sì, sì, infatti, esatto. Affari del mercato Hyperbra. Offro 350 più 1 cap. Ma di Sony hanno fatto uno nuovo. Vabbè, ma non c'entra niente. È come per dire, Van Gogh ha dipinto La notte stellata. Vabbè, però uno può comprarsi una ristampa. Grazie al cazzo. Però la versione vera ovviamente vale i milioni. È normale. Ti offro la Kami. Ivan, accetto, dai, accetto. Ci può stare. Ci può stare, sì. Se magari la smette di mettere le foto dove è così, ci può stare, sì. Ti offro 5 euro e ci sto rimettendo. Beh, allora. Quindi, il testo facciamo dopo. Allora, cosa visto in sezione, con semplice click ti fa scegliere al viewer se qualcosa. È molto più veloce di uno stropolo e penso sia molto più figo. Vediamo cos'è. Smart Click Maps. Che figata. Buonasera, minore di 3, un po' in ritardo, ma ci sono. Cosa si fa di bello questa sera? Cioè, in pratica, voi clicca... credo funzioni solo per quelli di PC. Per quelli da PC. Credo funzioni... ma tutte uguali. Ma infatti, esatto. Credo funzioni solo per quelli da PC. Quindi in pratica voi potete cliccare qualsiasi cosa. Cliccate una cosa a schermo invece che fare lo stropol. Facciamo una prova. Provo. Però se lo installo credo che non sarà attivo ora. Vediamo. Provo a metterla. Vediamo cosa accade. OBS. Sì, devo copiare un link in poche parole. Ok. Sì, una volta che copio il link. Su Insta riveleremo. Ah, però aspettate. Faccina sorridente. Cosa c'ho come overlay 1? C'ho Streamlabs, cosa c'ho? Aspettate un secondo, ragazzi, sto provando a installarla, ma mi andrebbe a prendere l'overlay 1. Non so cosa c'ho ora nell'overlay 1. C'ho questo, mi sa. C'ho la farina inutile di Streamlabs. Streamlabs lì, perché la leaderboard e il timer, a parte il timer non è così utile, ma il timer, allora no, tolgo questo, metto lo smart click, imposta, quindi sì, ora faccio così, ora faccio, aggiungi, browser, e quindi, e ora? E ora? E ora? Io l'ho attivato. Thank you for installing. To get started. Ecco.
Cosa devo? Non so assolutamente nulla di quello che devo fare. Allora, fate una cosa. Se siete da PC, provate a cliccare qua sulla mia mano. Vediamo se succede qualcosa. Sul palmo. Vediamo se compare un click. Non sto capendo. Sono così autistico. Non sto capendo. Non succede un cazzo. Ma è, infatti, non succede. Ok. Ok. Di tu weird mano. Autism as fuck. Allora, vediamo come funziona. Tanto è un sacco presto. Where should I land? Ma sì, ma non è, ma cosa, sì, a torri pendenti lì. Ma no, cos'è? Pinnacoli pendenti. Ma cosa vuol dire? Smart click. Ma voi non vedete queste cose. Polso. Tug of War. Morinfo. Ma ho capito. Ma non dice come funziona. Sick intro. Cosa? Ma che com'è? Sì, ma non dice come funziona. Dobbiamo. No, no, voi non dovete installarlo, no. Voi non dovete installarlo. Ecco, vedete, qua c'è Cry che lo sta usando per cosa? Per tutto? Sì. Ecco, vedete, qua compaiono i voti che fa la chat cliccando. Sì, che intro, pepega! Allora, opere installation. Go to extension, click con configure, copy the graphic URL to your broadcast OBS, l'ho fatto. L'ho fatto. Go to extension manager and click activate, l'ho fatto. Set overlay 1, l'ho fatto. Ah, forse devo riavviarla live. There will be a pop-up notifying you the smart extension is now active. Non ho avuto il pop-up. You can only activate one overlay at a time. Ok, ne ho solo una attivata. No, no, questo qui è comparso. No, no, giuro. No, no, aspetta, ho sbagliato. Questo qui è comparso. Questa roba l'ho fatta. Avanzato contro base. Cambiasse. Vabbè, c'è qualche effetto in più. Ok, vabbè, chi se ne frega di questi ora. Credo di doverlo avviare. Dover riavviare. No, non voglio riavviarla live, ragazzi. Dai. No, dai. Aspettate. If you install before you start streaming, sì. If you are streaming when you install, viewers have to reload the page. Ah, dovete voi riavviare la pagina. Ma non mi dire cookie, stai zitto. The overlay works only solo sul desktop. L'area of the screen with the video player control can be clicked. Vabbè, potete cliccare su tutto tranne che in qualche poche cose. Quindi voi dovreste poter cliccare su. Riavviate la pagina. Yes, Twitch viewers. Avatar viewer can see the extension by clicking on the extension icon. Ecco, potete vedere infatti che è qui. Fatto. Ho riavviato ma non cambia una sega. C'è una mappetta nuova sotto. Alcuni di voi dicono funziona. A me non sta apparendo una sega però. A me non sta apparendo una sega. Perché? Aggiungi browser. Ma poi che cazzo, cioè, perché devo aggiungere sta cosa? Cosa serve aggiungere sta cosa? Rip Diddy. Credo che ve li salvi il sistema. A me compare. Scusa, se io stesso apro la mia live, cosa accade? Ecco qua. Qua c'ho il cosino. Smart click. Però anche se clicco ovunque non fa una sega. È vero. Non fa una sega. Visibile. Non funziona niente, non funziona. Metti di nuovo la mano. Ma no, in generale non funziona niente. Ragazzi, devo farlo fuori live. Devo farlo fuori live perché devo capire com'è che bisogna installarlo. Perché io l'ho installato, ma a quanto pare non basta. Devo fare qualcosa in più che non so cosa sia.
Se io vado a controllare, mi dice che è attivo. Mi dice che è attivo. Se faccio configura, il link ce l'ho. Quindi più di così non posso fare. Devo provare a farlo fuori live. Ragazzi, non so, è una cosa completamente nuova. Devo imparare a usarla. È una cosa troppo nuova. Non puoi riavviare. Ma non devo riavviare io. Comunque, in ogni caso, preferirei non riavviare. Devi mettere tu le zone sensibili. 123 qui. Eh? Allora, ok, cliccate sulla mia faccia. Ok, vediamo. Provate a fare clic sulla mia faccia. Io ci ho messo l'estensione del browser lì sulla mia faccia. Ok, quindi ora dovreste cliccare sulla mia faccia. Cioè, è lì che ho messo ora il segnale. Ho messo un quadrato rosso enorme sulla mia faccia. Lo sto facendo anche io. Sto facendo anch'io clic sulla mia faccia. Ma non fa niente. Some smash di dovu. Touch me. Niente, ragazzi, non va niente. Eppure io l'ho appena impostato. Io l'ho appena impostato, ragazzi. Cioè, c'è, veramente c'è. Guarda, non ve lo posso far vedere perché c'è troppo. Forse è così? Vedete? Eh no, non vedete. Ecco, forse così si è un po' visto. Come. Vedete che c'è un quadrato rosso sul mio OBS? Ecco, vedete che su OBS c'è un quadrato rosso? Ecco, dentro quel quadrato rosso c'era la mia faccia. Ok? Devo per forza fare così perché c'è troppa luce. Quindi, no, voi non dovete installarla, no. Hai tolto la possibilità di fare gli shoutout. Ma perché se ne può avere solo uno overlay alla volta? Quindi, o è questo o è shoutout. A sto punto preferisco gli shoutout, sinceramente. Ok, ora gli shoutout dovrebbero esserci, vediamo. Provate ad aggiornare la pagina ancora e dovrebbero esserci. Ok, Sandra, grazie. Però vabbè, preferisco i Diddy, io, sinceramente. Vediamo se li ha salvati. Qua sono sul. Ora sono io. Ne ho 23.000, quindi sì, li ha salvati. Preferisco che voi possiate parlare con me tramite shoutout che facendo click, sinceramente. Quindi vedete che ve li ha salvati, meno male. Ora facciamo un attimo pick a card. Scommetto 12.000, grazie, questo. Via. Easy! Easy! Come? Scusa? Come scusa? Come scusa? E via! Scusate se è poco. Volevo farvi un attimo così una battuta. Per così, no? Cos'è Scratchers? 13.000, vai, questo. Questo. Vai. Uff! Diddy, come scusate? Come? 40.000? Occhiali da sole, mano che fa Come? ok. Come scusate? 40.000 Diddy? Ah, ok. Easy. Money. Easy money. Comunque che figo che è. Questa mia estensione di poter giocare così con i Diddy è veramente figa, ragazzi. Sono proprio bravo, bravo, bravo. È proprio figa questa cosa. Simone Marzaro, grazie per il follow. Jerry Scotti, anche a te mi piacciono le galline. La coscia è più buona. Rekt. E vabbè. No, però poi ho vinto un casino, quindi. E va bene, finiamo il recap così poi facciamo il test, così scopro perché sono ancora single. Ho ancora due post e un no safe for work. Vedo un attimo nei nuovi se c'è qualcosa di ragguardevole. Cioè, minchia, no, devo aspettare, ragazzi, devo vederli uno a uno perché ho aperto il no safe for work in mezzo a quelli normali. Io ho una domanda. Questo è no safe for work. Ok, domanda curiosa molto personale. Beh, immagino però di poterlo far vedere, cioè, nel senso. È una domanda. L'hai messa su Reddit, quindi immagino di poterla far vedere, dato che l'hai messa su Reddit. Se no l'avresti messo su. Me l'avresti mandato su Instagram. Quindi.
Non so se ne hai già parlato. Sappiamo bene il tuo autismo per quanto riguarda le simmetrie e le cose simmetriche. Non è simmetrico, che fastidio. Però il tuo cazzo non è simmetrico. Funk. La cosa ti turba? No. E poi il fatto che non sia simmetrico vuol dire che anche l'atto stesso non è... Ho capito dov'è che vuoi arrivare. Non è simmetrico perché sai com'è, devi metterti un po' così, no? Immaginavo. Come ti senti a riguardo? Non entri in conflitto con te stesso? Allora, parliamone. No, Alessio, no. Sarebbe questione di... Allora. Sarebbe questione di... Allora, se qui... Ah, questa... Questa è la mia tipa, no? Questa è la mia tipa. Quindi... No, sto spostando il recap. Ma perché? Dove cazzo è la... Aspettate che non riesco a prendere la schermata. Ok. Se questa è la mia tipa... Devo metterla un po' più piccola. Se questa è la mia tipa, ok? Se questa è la mia tipa, uno sputo umano. Complimenti per la tipa, grazie. Sta usando l'1% del suo autismo. Io, tranquillamente. Cioè, secondo, allora. Se, allora, se. Come posso dire? No. Sto tranquillamente così. No. Buonasera, aspetta. Autistico. Come va? Sono 6 ore. Al massimo. Assemblato, ora sono qui a guardare la live a 160p perché sto aggiornando Win 10 Pepega. Oh, così che più o meno. Buonasera amici, buonasera Re. Come state? Io ho fatto un guaio con un paio di scarpe e sto soffrendo nel profondo, ma non scendo nei dettagli dal mio letto di notte. Quindi allora, stasera proprio... facciamo che quindi... Monca Omega. Facciamo che quindi questo. Ok, se voi, se proprio volete fare i pignoli, ok. Ok, facciamo le cose serie. Volete fare le cose molto molto serie? Ok, te. Ok. Facciamo così, ok. Facciamo così. Facciamo, ok, facciamo così. Facciamo così, facciamo così, facciamo così. E la coloriamo di bianco, così cancello tutto. Ma no, perché non la colora di bianco? Perché non conta il nero. Ah, ok, allora va bene, questo è il letto. Ok, questo era il letto. Ok, qua c'è il cuscino, lei che è comoda. Ok, quindi basta. Ok, quindi questo è semplicemente quindi... Il pipo con i testicoli enormi perché non li svuoto da tanto. Ok, chi è che non conta, scusa? Cos'è che non conta? Non volevo dire quello. Hyper dress fuck. No, nego. Quindi, ok, è così. Secondo quello che dice chi era? Alessio? Sì. Quello che dice Alessio, sarei dovuto essere così. Io sarei dovuto essere così. Probabilmente io qui. Di profilo. No? E il pipo così. Ok, cioè lei che praticamente guarda in qua. Guarda me. E io che guardo in là. Secondo quello che dice. Dio solo sa come hai fatto a fare la stessa forma 2 volte Omega Luna. Cosa neghi? Io nego tutto. Autistico anche quando scopa. Autistico anche quando scopa. No, io scopo molto bene. Però secondo Alessio sarebbe dovuto essere così. Ok? Con me che guardo in questa direzione. No, invece lei guarda in questa. E io guardo in questa. Cioè gli occhi sarebbero qua sopra. Queste sono le palle. Queste sono le palle.
questo è il Pippo. Okay, quindi come vedete ha una leggerissima curva verso la, verso la fine quasi. Ok? He keeps saying it, non è vero? Ok? Ma come scopi? Così, così, minchia, così, questa è la, questo è il modo giusto, questo no. Ok? Come, come faccio? Fammelo vedere. Questo è il modo giusto, questo no. Ok? Ok, questo è il modo... Cosa ho fatto con la povera ragazza? Cosa le ho fatto? Vabbè, comunque, questo è il modo giusto. Questo è il modo giusto. È morta! L'ho uccisa! No! Quindi, ok, questo lo salvo. Ok ragazzi, bene, quindi sto davanti, non cambia nulla, non cambia nulla, non cambia nulla, non cambia nulla. Bene, però ne ho aperti altri non si for work, quindi ok, ce n'è uno qua. What the f- sì, ma è un sito strano, cioè è un sito strano, si chiama, vabbè, http it.sex.com. Non lo so, il titolo che mi hai messo, la descrizione che mi hai messo mi ispira moltissimo, walla walla, però non ho mai visto quel dominio dei porno, quindi non mi fido. Virus, virus, no, io no, io non lo apro, io non lo apro. No ragazzi, non c'ho paura. Già non va sto PC ormai, già faccio fatica a far tutto. Ok, il resto si può vedere, ok, il resto si può vedere. Quanto è bello il recap col jazz, ragazzi, ma quanto è bello. Ne vale la pena, Gachi, please, ne vale la pena. Gachi, please. Era uno safe for work, facendo vedere mi hai sbloccato la carriera per colpa del disegno. Lo so, mi dispiace. I progetti di vita di... Okay. Vediamo i progetti di vita. Potrò portarmi le puttane in casa, tutte... Tutte sporche, no? Con l'AIDS anche loro, tutte, anche loro come quelli là che avevo portato a casa, ricordate? Quelli tutti, tutti pieni di tutto. Che... Sì, 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 Twitch staff, sì. Quindi, non vedo che fastidio di... No. Questo era il nostro furore, questo. Non ve... Vabbè, no, ok, SpongeBob, ok, SpongeBob. Minchia, mi è andata bene SpongeBob. È letteralmente Patrick Stella. Actually a fish. This is actually a fish, Twitch, please. This is literally a fish. Auto succhiarsi 19 centimetri. Grazie però, apprezzo molto, apprezzo molto. IDS confermed. Quindi, seguendomi su Instagram, sai che non è quello che pensi. Sì, è fede, ma non... Come, so, come? So close, feels okay. Sì, no, minchia, ci sono andato vicino. Comunque, volevo chiedere, scusa, volevo prima di indignazione che non può criticare. No, no, ti chiedo di andare su mio Instagram e cercare la foto della statua. Lì c'è la risposta a tutti i perché che hai avuto nei confronti di ciò che ho letto. Scusa ancora, ci sembra giusto fare questo ora sull'altro e dare una risposta. Ma stai tranquillissima, no, no, stai tranquillissima. No, avevo capito che c'erano vari layer di significato, che non era solo una cosa religiosa, l'avevo intuito, però in ogni caso stai tranquillissima, non hai aperto nessun dibattito, tranquillo. Ma le stelle marine non sono pesci, no? Cosa sono? Cosa sono? Vedilo e cringissima senza bestemmia. Questa è una canzone. Narreremo di Renato, il più sfigato del quartiere. Oh. Ma allora, quando è volutamente brutto e cringe, non fa ridere, è brutto. È vero che sono sfigato. Anzi, mi possono cadere tutti i capelli se mento. Oh cazzo. Scuffed Farrell. Scuffed Farrell.
Ti pare abbiano le branchie le stelle? Che cazzo ne so io? Piacere, il mio nome è Renato. Sono il più sfigato dell'intero vicinato. Ad essere preso in giro mi sono abituato. Nello sport sono sempre il più negato. Dai amico, non è vero. Perfino la zia dice che valgo zero. Dai amico, almeno sei sincero. Sì, ma porto sfiga come un cazzo. No, Sassi, no, Sassi, no. È cringe quando vuole essere qualcosa ma non ci riesce. Quello è cringe. Non è cringe quando vuole, quando volutamente fa schifo. Perché se ne sono... Mi sembrava avere un intento comico il video, non un intento serio. Quindi, Sassi! No, Sassi! Pega Sassi! Ivan si trova da ragazza e Dido fare... Grazie Fujoshi, grazie. Grazie. Anzi, Fujoshi e Alessio, ragazza marcia e Alessio, grazie, grazie, grazie. E si va. Perché sei ancora single? Scopriamolo col test, scopriamolo. Quante ne sai su Chiara Ferragni? Voglio anche fare questo, però. Quanto sei coraggioso? Va bene. Come fa? Quanto sei vecchio dentro? Ragazzi, ma questo sito è bellissimo. Come faccio a fare? Ah. La domenica perfetta. Ok, scopriamo ragazzi, scopriamo perché sono ancora single. Divano, patatine TV, escursione in montagna, shopping, spesa, mostra. Cosa cambia tra shopping e spesa? Non so cosa... Allora, cambia troppo da contesto a contesto. Ah, c'è il volume altissimo, è vero, scusate, c'è il volume altissimo, è vero. Cambia troppo da contesto a contesto, cioè... Stare a casa sul divano da solo è deprimente. Starci sul divano con una tipa a fare cose è bello. Cosa vuol dire? Cioè cambia troppo. Domenica perfetta. Puttana esporsi. Ah no, però io devo. No, è vero, è nell'ottica di essere single, è vero, scusate. È nell'ottica di essere single, è vero. Boh, metto shopping inteso come andare in giro, no? Tipo cazzeggiare, tipo. Quanto è pieno il tuo frigorifero in questo momento? Vabbè, vivo coi miei, siamo in tre, nel senso. Quante volte esci con gli amici in una settimana? Quanto tempo dedichi allo sport? Tutti i giorni, boys, tutti i giorni. Faccio... Minchia, vado lì, faccio le flessioni sul cadavere della Kira e via. Mai. Quanto è durata la tua relazione più lunga? Diverse ore. Diversi anni. Ti piace leggere? No, che schifo. Ma cosa? Ecco. Ti piace leggere? In che modo capisce? Ma vedi che fastidio già sto test. Vai avanti a fare test, che nel frattempo gli altri occupano ogni buco senza. In che senso? In che senso? Non l'ho capita, non l'ho capita. Quante ore necessiti in solitudine? Quale di queste è la tua vacanza ideale? Ah, un giorno per ogni città, ostelli e zanne, che schifo. Ostelli pensione completa. Quante volte ti sei innamorato? Palle ste domande. Che palle! Non lo so. Ok, dipende cosa vuol dire, ok? Dipende cosa vuol dire. Dipende cosa vuol dire, ragazzi. Oh. Sì, è vero, se uno si è innamorato due volte è fottuto, è vero. La situazione più grave del previsto. Ma perché unknown? Vai avanti che nel frattempo gli altri occupano ogni buco. Ma non la capisco sta cosa, cioè nel senso che intanto che io faccio il test voi scopate. Tanto non è che se non faccio il test scopo. Purtroppo è così. Non lo so ragazzi. Fastidio. Quale di queste ti fa più paura? Solitudine. Cioè, in verità,
dipende da, sempre dai contesti. Dipende sempre dai contesti. No, non sto barando. Dipende sempre dai contesti. Non sto barando. Dipende sempre dai, dai contesti. Mutuo o affitto? E mutuo. Mutuo. Come vorresti spendere in un botto di euro? In un botto 3000 euro. Azioni, cena lussuosa, regali, vestiti, vacanza. 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 Ragazzi, minchia, frate, è vero. News, aggiornamenti. Sapete che la settimana prossima sono in vacanza, no? E quindi, anzi, uno sclero. Oggi praticamente ho pagato l'hotel, no? Cioè, ho pagato l'hotel, ho pagato, no, le cose. Solo che prima di pagarlo dovevo come posso dire, dovevo sì, Ivan, ieri ti sei perso un po' di cose. Dovevo mandargli i documenti della carta di identità, no? Solo che li volevano a colori. Mandaci una foto a colori, no? Io continuavo a mandargli lo scanner in bianco e nero, gliel'ho mandato tipo 4 volte e loro continuavano a dirmi: no, lo vogliamo a colori! E io continuavo a mandarglielo in bianco e nero perché continuavo a non leggere, dando per scontato che avessi fatto male lo scanner. Com'è che nessuno lo sa? No, qualcuno lo sa, altri no. Dove vai in vacanza poco? No, non dirò né dove sono né con chi. Non dirò niente. Vito, racconta una tua figura di merda. Oggi ne ho fatta una e non voglio più pensarci. Ora non mi viene in mente. Con sessantena, no. Non sono da solo. E non è un uomo. Però non. Oddio, ma sta qua la conosco. No, non ho la ragazza. Con la mamma? Ebbene sì. La conoscete anche voi questa? Donne dance game. No, comunque non è la mia ragazza, no. Basta. Ecco cos'è Mediolanum, la banca costruita intorno a te. È vero. Ecco cos'è. Guardalo come cambia discorso. Sì, insomma, andiamo avanti. Come avresti spendere un botto vacanze? Perché sei ancora single? Scoprilo con il nostro test. Perché non hai ancora trovato la persona. Just for Edwu. Sei predisposto alla vita di coppia, ok? Ma forse non ti rendi ancora conto di quale sia la tua vera natura. Che senso? Il 16% degli utenti. Vabbè, però ci stai, giusto. Però azzeccato, effettivamente. Azzeccato. For Edwu. Ma just fidanzati, for Edwu. Just. Vediamo quanto conosco Chiara Ferragni. Quante ha delle sorelle? Due. Uff! Quale corso di laurea non ha portato al termine alla Bocchini? Bocconi. Economia. Giurisprudenza. Quando è nata? È dell'85. Quando entrare nella classifica delle under 30 più influenti di Forbes? 2017. 17 o 16? 17 credo. 15. Quale premio ha vinto nel 2011? Mary Claire, ma cos'è? Chantecler, Vanity Fair, Vogue, Blogger of the Moment. Sì, ai tempi non c'è Instagram, non andava così di moda. 2011 Blogger, proprio sicuro. C'erano solo i blog ai tempi. Quanto sei vecchio dentro? Via. Questa sera ho voglia di questo ora. 2015 everywhere, sì, li ho sbagliati tutti. Quando ti siedi, dico pla, fai una smorza, mi siedo un po', mi rialzo. Scale o ascensore? Scale anche per fare 5 piani. La cena ideale, pizza, pesce bollito, hamburger vegetale. Vabbè, oddio, fra questi, pizza, fra questi. Quando preferisci andare al supermercato? Quando ho tempo. Quando preferisci spostarti in autobus? Mai, che schifo. Quando vedi un cantiere? Vabbè, ma non fa stupido sto test. C'ha le meme dei vecchi, c'ha le meme dei vecchi. Opla, omega lullepla. Niente, fa schifo questo test. Comunque c'è un sacco di test. Quanto si è portato a
Ok, vediamo. Chi sono gli inch? Sei un inch o un chad? Ti prego, sì, facciamolo. Perché sono meglio le ragazze alte? 9 motivi. Perché sono meglio le ragazze basse? Ma che cazzo, decidetevi. Quando sei bravo a baciare? Sono curioso di vedere come fa il test a scegliere. Dido, sono i 25. Abbiamo ancora 5 minuti. Basta, sono gli ultimi. Sono gli ultimi. Vai. Quante mani hai avuto nella tua vita? 8 esatte. Da 3 a 8. Omega l'ulti ti omega lui. No, 8 esatte no, era per farla meno. Nella tua vita hai più lasciato o sei stato lasciato? Sei geloso? Sì, sì. Oh mio Dio, mi sta per exposed con questo test exposed. Sei mai stato tradito? Sì. Hai mai avuto la possibilità di tradire e non l'hai fatto? Sì. Il trisom! No! Questo sito sa! Questo sito lo sa! Questo sito lo sa! Il trisom! Lo sa. Se tuo padre ti tradisse, vorrei sapere cosa vuol dire. Vorrei scoprirlo per caso. No, che è quello che mi è accaduto. Sì che lo vorrei sapere. Ti è mai capitato di avere storie parallele? No, basta. Che cosa c'è di peggio? Tradire una botte via. Tradire se non ti fai realtà senza tradire. Io sono tutti e due sulla stessa cosa. Questi due sono la stessa identica cosa. Cosa ti era accaduto? Niente, non è un caso di parlare. Già una cosa che non sapevate, che adesso sapete, fra l'altro, quindi vi basti sapere quello. Cioè, non sto a scegliere cosa peggio, le prime due sono identiche. Vai in vacanza nella settimana di San Valentino, non è finita vacanza. Vi giuro che non lo sono, se no spammerei le foto. Non capisco, le prime due sono la stessa cosa per me. E la terza. Flirtare senza tradire. Non so. Cocco, te. Non ho scelto una. Per me sono tutte la stessa cosa. Per me ho detto, per me. Systematic. Allora. Una botte via vuol dire una sola volta. Sistematicamente vuol dire costantemente. Lo so. Ma se tu mi tradisci una volta o se tu mi tradisci mille, per me vale uguale. Per me vale comunque che te vai a fanculo uguale. Cioè non cambia una volta o 100. Rimani feccia. Non cambia una volta o 100. Cosa cambia? Anche se sei impegnato quanto guardi altre persone per strada. Molto. Guardare è un'altra cosa. Quale di questi sentimenti senti più vicino? Quale tra questi colori preferisci? Azzurro. Tra questi, azzurro. Sì. Guardare ma non toccare. Ma infatti no, guardare non si fa niente, ragazzi. Guardare non si fa niente. Come consideri un bacio... Cioè, non si fa niente di male, intero. Come consideri un bacio a qualcuno al di fuori della relazione? Ma cosa vuol dire un bacio? Qualcosa che non si fa, ma non come il sesso. Ma non si fa, punto, ma basta. Sei fedele, grazie. Grazie test, grazie signor test. Sei una persona completamente affidabile. Questo non vuol dire per forza felice. Questo sito sa. He knows. Niente, non posso farci niente. Sei un inch o un chad? Ricevi spesso inviti da parte di ragazzi. Inviti a cosa? Inviti su Candy Crush ne ho un botto. Ne ho tantissimi inviti su Candy Crush. Tanti. Mandare foto è un tradimento secondo te? Su dipende che foto è. Se è un selfie a un amico, no, ovviamente. Ovvio, non è un... Ora non andiamo a andare troppo oltre. Se è un nude, sì. Ricevi spesso inviti da parte di ragazzi. Non... Boh, insomma. Inviti ai trisom, inviti di sesso. Insomma, ti reputi una persona attraente? Beh. Attacchi facciamo il bottone? Sì. Sei una persona sessualmente frustrata? Sì. Quante ragazze hai baciato negli ultimi tre?
fucking sight. Sei single? Sì. Sono single, ma potrei avere una storia con una ragazza che non mi piace. Ce la facciamo. Oh mio Dio, quanto è specifico. Madonna. Sono impegnato, ma la mia lei è un ripiego. Ma cosa? Cos'è? Sono impegnato e appagato. Sono single perché cambio senso. Allora, cosa vuol dire? Sono impegnato, ma la mia lei è un ripiego. No, nessuno mi vuole? No, non è vero. Non so cosa metterci. Non so cosa metterci. No, non mettere. No, questa proprio non. Vabbè, metto la seconda. Non so cosa metti, metto la seconda. Non è vera questa cosa, però non so, non c'è altro. Non c'è altro. Avevi conosciuto e baciato una ragazza nel giro di una serata? Sì. Avevi fatto sesso una ragazza appena conosciuta? In ogni caso, andiamo avanti. Provi rancore verso le donne che non ti vogliono. No. O una volta sì, adesso non più, però aspetta. No, non sono mai stato un insta. Ti senti sfigato? No, ho alti e bassi come tutti. La maggior parte dei tuoi orgasmi come? Sono autoindotti. Exposed as fuck. E meno male che non volevate che facessi this test, lol. Sto licando tutto. Frequenti solo amici ma. Ci sono donne nella mia compagnia che sono carine. Non ci sono donne nella mia compagnia, i miei amici usciamo per cuccare. E ci riusciamo alla grande, Omega lui. Sì. Ci sono donne nella mia compagnia, ma sono bruttine. Non ci sono. Oddio, è fin troppo sincero questo test, però. È fin troppo sincero questo test. Odi quelli più belli di te? No. Sì, ecco, cosa cambia? Scusate, sì, li detesto? No, è che sì, li odio. Cosa vuol dire? No, vabbè, comunque no. Ti senti discriminato per il tuo aspetto? Ma no, sono abbastanza carino. Oh. Scegli un'opzione. Ho viso bello e corpo bello. Ragazzi, io ho viso bello e corpo bello. Che secco. Ho viso bello e corpo secco. Sei mai stato con una ragazza solo per non stare da solo? No. Non sono mai stato con una ragazza. E non lo farei mai, anche se ho poca fortuna con le. Sì, è una cosa molto triste. Quante donne hai avuto nella tua vita? No. Cinque, mi sembra. Alti e bassi. Aiuto! Il jumpscare! Sei una persona. No, ma i tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza. Hai un certo successo con una determinata tipologia di ragazze. E vieni ignorato da altri tipi di donne. Quelle che ti attraggono maggiormente. Tu real! Sappi una cosa, rientri perfettamente nella normalità. Sicuramente non ti si può definire bello. E la maggior parte delle ragazze non ti nota. Allora, questo sito fa schifo. Non sei uno strafigo. Sei un Ma possiamo smetterla. Ma la cosa non è affatto un problema. Tu devi trovare la donna giusta. Grazie. Just. Che ti accoglierà nella sua vita e ti amerà immensamente. Grazie, sito. Insieme sarete felici. Foredu, grazie. La maggior parte dei uomini come te. Foto di Jeka. Ma Jeka si può andare a fanculo. Quanto sei bravo a baciare? Ultimo test, boys. Ultimo test. Come ti inumidisci la bocca per prima di baciare? Ci vengo dentro. Con la lingua. Occhi aperti o chiusi. Quanto contano i preliminari? Cosa sono? Dio mio. No, aspettate. Non sono abbastanza esperto. Cosa sono?
cosa sono i preliminari in un bacio? Chat, ho bisogno di aiuto. Preservativo per la lingua. No, cosa sono i preliminari in un bacio? I preliminari dei preliminari dei preliminari. Sì, infatti. Tipo. Ma no, ma che c'entra bocca figa? Ma che cazzo c'è? No, allora, si sta parlando di un bacio. I preliminari sono le toccate. Ma non è vero! Si sta parlando di un bacio. Non si sta parlando di preliminari di sesso. Si sta parlando di preliminari di un bacio, non di preliminari di sesso. Di Italino alle gengive. Ah, le coccoline. Le coccoline. Vabbè, il giusto, allora, il giusto. Quale cibo è più pericoloso da mangiare prima? Aglio. E non l'ananas, quella è molto meglio. Sono le caccole che ti escono. Va bene, grazie Durden. Non bisogna più ricordarla quella cosa, grazie Durden. Come inclinare la testa? Destra. Destra. Quale parte della bocca preferisci? Le labbra. Io sono un morditore. Un roditore quasi. Un mordo. Quanto la lingua deve andare in profondità? Modulare. Pascoli. Modularla. Sì, perché più in fondo possibile non vuol dire niente. Rimanere in superficie è inutile. Dove mettere le mani? Fondo schiena subito. Quanto deve essere veloce il ritmo? Quanto è preciso questo sito? Quanto deve essere veloce il ritmo? Partire lento e modulare. Gli piace questa parola. Le mani in tasca. In tasca poco, cioè. Immaginate due che si baciano con le mani in tasca, fermi, immobili. Tipo due sagome, due gessi, due ceppi, fermi, immobili. Quanto deve essere veloce il ritmo? Partire deciso e... No, è figo se è incrementale. Parte lento e poi diventa più... pornografico. Ognuno... No, ogni quanto respira... Oh mio Dio, non lo penso prima. Viene spontaneo. Oh, ecco, ora sto respirando a comando. E anche voi. Possibilmente mai nei piccoli momenti di stabilità. Possibilmente mai, poc. Non puoi, già che sei bocca a bocca, respirare dentro la sua bocca. Cioè, proprio... dentro la sua bocca. Vabbè, nei piccoli momenti di stacco... Non puoi respirare, ti buchi i capezzoli e respiri dai capezzoli. Ottimo. Hai il formaggio sciolto dentro la lingua. No, è la mia lingua, non è mai stata una novità. Sei davvero un eccellente baciatore, Pog. Che può fare felici tutte le sue amanti e soprattutto tutte le labbra. Va bene. È andato. È lui nella pic, Pog. Tutte le mie amanti. Quali amanti? Tutte zero le tue amanti. Bene, direi che è giunta l'ora di Cuphead. Mai, hai mai baciato? Quindi, si va. Sergio, please, don't... non confondere la verità con la finzione, la burla con la verità, la battuta col vero. Di dovu. Baciatore della vendetta incontrastata. Cazzo, sì. Quindi, direi che è giunta l'ora. Allora.